La chiesa della Santissima Annunziata fu intensamente voluta dai cittadini gaetani, dedicata all'Annunciazione della Vergine secondo lo stile medievale. Congiunto alla chiesa, nel 1355 fu completato e attivato l'ospedale. L'ingresso cinquecentesco ci introduce all'interno dello stabilimento di pubblica assistenza. Sul fondo, la facciata della cappella del conservatorio. A destra del pozzo, un altro ingresso conduce alla sacrestia e alla chiesa. A sinistra, attraverso questa antica scalinata, ci inoltriamo all'interno del convento. Proseguendo per la stessa scalinata, si accede all'antico ospedale, oggi sede del Centro Storico Culturale. Superato il portale d'ingresso, siamo abbagliati dalla maestosa luminosità della navata unica e dal caratteristico profilo gotico. Dietro l'altare abbiamo un maestoso coro ligneo di altissima valenza artistica. Attraversando la porticina in legno inserita nel coro ligneo, si accede alla sacrestia, arredata con mobili e altare barocchi. Dalla sacrestia si accede, scendendo 3 gradini, nella preziosissima cappellina dell'Immacolata o Grotta d'Oro. L'immagine dell'Immacolata su tela è di Scipione Pulsone, creata sul modello di una orfanella gaetana ospite del monastero. Il portale esterno che da via Annunziata immette nella chiesa è del 1331, rifatto 3 secoli dopo da Lazzari, secondo lo stile della facciata principale. Il Papa Pio IX, esule a Gaeta tra il 1848 ed il 1849, era solito venire a pregare davanti all'altare di questa cappellina. Fu proprio qui che, contemplando l'immagine della Madonna, ebbe l'ispirazione che lo indusse alla proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, resosi ufficiale l'8 dicembre del 1854.